ma si dice in questa convenzione l'analisi nasce dalle tipologie di relazioni che prevalentemente si instaurano nei rapporti affettivi, nei rapporti culturali, in cui si assegnano alle donne ruoli, diciamo, inferiori, così dice la convenzione, sto dicendo, non usando parole mie, cerco proprio di costruire le cose nel modo più oggettivo, poi basta, diciamo, che ciascuno di voi, credo che sia importante poi anche leggere direttamente i testi, che portano, diciamo, da un punto di vista della formazione di quelli che nel gergo europeo si chiamano stereotipi, lei lo ha chiamato in modo differente, ma insomma questo è il senso, nel quale le donne sono inferiori, valgono meno, sono subalterne, e nel momento in cui esercitano invece autonomia, libertà di persona di sesso femminile, a quel punto fa scattare nella relazione anche una incapacità di relazione positiva, ma solo conflittuale e violenta da parte del ragazzo, dell'uomo, perché in genere sapete che il femminicidio, sono i dati nazionali, internazionali, avviene dentro i rapporti affettivi o dove ci sono stati rapporti affettivi, siccome cresci con il fatto che per essere, diciamo così, un uomo devi, o un ragazzo devi essere forte, devi dominare, quando, diciamo, non si è educati invece al rispetto dell'autonomia di ciascuno, può scattare gli elementi della violenza. In questa convenzione si dice che dobbiamo, ciascuno, anche di competenza per la sua parte, arrivo, intervenire per superare il livello conflittuale nella relazione tra un uomo e una donna. Io uso esattamente perché di questo si tratta, poi diciamo tutto l'altro aspetto che lei legittimamente ha fatto non appartiene alla Convenzione di Istanbul, cioè la questione delle teorie che vengono da lontano, dei gender, non appartengono e non sono presenti nella Convenzione di Istanbul, così come non sono presenti nel disegno di legge, ma poi ci arrivo, così come non sono presenti nel comma 16 della buona scuola. Questo per chiarezza. Siccome dentro alla Convenzione di Istanbul c'è scritto che per radicare e per prevenire i fattori più strutturali della violenza sulle donne, bisogna che si intervenga sulla formazione, sui media, sul fatto, per esempio, ve lo dico per far capire quanto è importante tutti i vari aspetti presenti in questa convenzione, lo stesso divario di occupazione tra ragazze e ragazzi è uno degli elementi discriminanti, e sono mediamente discriminanti, come molti di voi sanno, per il fatto che siccome sei una donna, sei potenzialmente madre, perché puoi diventare madre, ovviamente questa cosa ti discrimina per tanti fattori, per cui non sei accolto, diciamo, nella tua differenza tra donna e uomo, nemmeno nell'insieme della società e quindi nei suoi diversi campi. Per dire adesso, vi ho fatto una sintesi, ma la convenzione di Istanbul è una cosa molto importante, perché praticamente è, da un punto di vista della legislazione, la più straordinaria possibilità, se viene implementata e attuata correttamente, di rendere e di mettere nelle pari condizioni donne e uomini nella propria scelta autonoma e libera di vita, in una relazione positiva e non conflittuale. Guardate, io sono abituata, quando anche faccio delle iniziative, faccio dei confronti e spiego questa cosa, è anche la più, secondo me, straordinaria cultura dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, di costruzione di relazioni positive, che poi nell'accettare la differenza tra uomo e donna, nell'accettare il fatto che si è diversi, che la diversità è un valore, non va negata, è anche una grandissima cultura di pace, perché nel momento che tu sai riconoscere e accogliere la differenza, tu stai costruendo un mondo di relazioni e di pace. Ma lo dico perché questo è il più, quando ti leghi ad un'altra persona, il fatto che è una persona con i suoi diritti, ovviamente tu scatti, e per scattare ovviamente una relazione conflittuale, di negazione, quindi ovviamente di per sé violenta, poi nella parola violenta e discriminazione c'è tutte le varie gamme.
partendo dalla Convenzione di Istanbul ed essendoci ogni anno per scelta internazionale da anni, il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ogni volta negli ultimi anni, adesso poi ciascuno può ovviamente parlare e relazionarsi con quella data, ovviamente come legittimamente crede, però dal punto di vista del legislatore e delle legislatrici, l'anno scorso abbiamo deciso basta fare l'elenco soltanto delle ragazze e delle donne uccise in ambito di relazione affettiva o di ex relazione affettiva. Anche qui voglio essere chiara, quando si parla di femminicidio non è la donna che muore per strada in un incidente stradale, è esattamente quel fenomeno dentro al quale, diciamo, anche dopo le fasi di stalking o dopo che una relazione termina, purtroppo termina, lo dice anche il Papa, anche recentemente secondo me ha fatto una cosa molto importante su questo, anche dalla, diciamo, da un punto di vista proprio di maturare una cultura reciproca di rispetto della persona come io penso debba essere, però anche quando una relazione finisce e una ragazza dice o una donna dice questa relazione non può più andare avanti, un po' scattare il fatto ovviamente che allora siccome non sei più mia, non sei di nessun altro, ti amo più della tua vita e ti uccido, no, perché questo è il femminicidio, tutta la questione è legata a questo, quindi sta dentro a queste relazioni. Noi abbiamo deciso che in occasione di quella giornata internazionale eravamo stanche, perché negli ultimi anni avveniva sempre così, che facevi l'elenco delle ragazze giovani e meno giovani uccise, morte esattamente in questa condizione. A quel punto abbiamo detto cominciamo a decidere che c'è un percorso che si deve fare di prevenzione, non soltanto di contare le morti. E abbiamo fatto due cose in Senato. Una è la prima che abbiamo fatto subito dopo aver votato, insisto, all'unanimità Camera e Senato la Convenzione di Istanbul, abbiamo fatto un'iniziativa con tutte le testate di giornali, con tutti le responsabili delle TV, perché guardate anche il come si descrive la vita oggettiva. Anche quando succedono fatti gravi diventa importante per come tu influenzi i comportamenti, che tipo di immagine dai di come deve crescere una ragazza o un ragazzo. Quindi i media, come dice l'articolo 17 della Convenzione di Istanbul, hanno delle responsabilità su come, diciamo, parlano e affrontano alcuni temi, perché ciascuno si deve prendere la sua responsabilità, così come la devono prendere le famiglie, le singole persone. Quindi lì c'è questa parte. La seconda parte, che l'articolo 12 dice esattamente che è necessario che nei percorsi formativi di ogni ordine e grado si costruisca, ovviamente adatti a ogni ordine e grado, il fatto di rispettare le proprie differenze e di avere relazioni non di possesso, non discriminanti, che sono a volte spesso fatte con le cose più banali. Guardate, non parlo di voi, parlo di me e della mia formazione. Io ho scoperto tardi che per esempio all'inizio, fine 800, primi del 900, non so quanti di voi lo sanno, il colore rosa era utilizzato per i maschi, perché era un colore, dicevano allora, dominante, più forte, che quindi lo si attribuiva, diciamo così, ai vestiti dei maschi. Il colore blu, che invece era un colore più elegante, più morbido, era caratterizzato, diciamo, caratterizzante il sesso femminile. Poi, come voi tutti sapete, io sono cresciuta col fatto che quando volevo vestirmi di blu, mia madre mi diceva non puoi farlo perché sennò sembri un maschio. No, lo dico perché poi anche questi sono gli elementi più banali della quotidianità, ma è come quando uno ti dice, oppure io devo dire al mio nipotino, come vuoi, diciamo così, imparare a cucinare che hai 3 anni o comunque vuoi come regalo quello, perché quello è come se tu lo spingessi ad un'identità che non è la sua, perché lui comunque è un maschio, vuole e non ha assolutamente incertezze da questo punto di vista, anche se ha 3 anni, ma non puoi cominciare a dirgli no, non potrei mai fare il cuoco, no? Anche perché intanto in televisione ne vede tanti di maschi che ormai fanno il cuoco, ma da un punto di vista culturale, nel senso corretto secondo me della parola,
cioè del fatto di non far attribuire il cosa puoi fare e cosa non puoi fare in base al fatto che sei nato di sesso femminile o di sesso maschile. È molto semplice questa cosa, perché fino a 20 anni fa, se una bambina ti diceva voglio fare l'astronauta, la cosa più normale che mia nonna avrebbe detto, magari io stessa, avrei detto ma no, è una cosa complicata, tu devi fare il figlio, ti devi sposare, non puoi andare sulla luna. Poi abbiamo avuto la Cristoforetti, cioè, per dire che in realtà sembrano banalità, guardate, ma sono esattamente poi quelle condizioni di relazione quando si cresce che ti lasciano meno libera, ma anche meno liberi i ragazzi, perché ovviamente vale per le ragazze e per i ragazzi il fatto di autodeterminarsi e di non avere, diciamo, dei blocchi, che poi finisce che sono, in base al fatto che nasci, e torno alla cosa per me fondamentale, questo è il mio impegno da sempre, da tanti anni prevalente, siccome nasci col sesso femminile, ti discriminano, inaccettabile, va bene? Inaccettabile. Sulla base di questo abbiamo detto facciamo questa cosa del disegno di legge. Il disegno di legge, io non so adesso quanti di voi l'hanno letto, ma esattamente ti dice all'inizio proprio questa cosa, parte dalla cronaca quotidiana dei femminicidi e ti dice dobbiamo affrontare il tema dentro i percorsi formativi per prevenire tutto questo. E soprattutto, cosa a cui tengo tantissimo, perché poi sapete, abbiamo ratificato la Convenzione di Istanbul, ma noi comunque abbiamo una Costituzione, soprattutto nella sua prima parte, che già dice molto e che è obbligo dello Stato di attuare, tant'è che faccio riferimento in quel disegno di legge all'articolo 3, 4, 29 della Costituzione, dove si parla della famiglia basata sul rapporto uomo-donna. Lo dico perché l'articolo 3, sapete che cos'è? Quello che dice nel secondo comma che non si può discriminare in base al sesso, alla religione, all'orientamento sessuale e così via. Cito anche l'articolo 4 che dice che sono tutti pari anche nelle questioni del lavoro, l'articolo 29 sulla famiglia, l'articolo 37 che è esattamente l'altro articolo in cui si dice in esplicito nella nostra Costituzione che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini, e l'articolo 51 che ovviamente riguarda un po' più le assemblee elettive complessivamente, che dice che bisogna togliere ogni ostacolo al fatto che le donne possano e debbano partecipare in termini pari agli uomini a tutte le assemblee elettive, da quelle del Consiglio Comunale all'altro. Vedete, richiamo questo perché poi i quattro semplicissimi articoli del disegno di legge sono esattamente poi, in sintesi, il primo ripreso dal comma 16 della buona scuola, che dice sostanzialmente che nel piano dell'offerta formativa è necessario esattamente costruire condizioni di conoscenza, di informazione sull'insieme delle materie. Ecco, qui per esempio c'è una differenza che non esce mai nel dibattito, sull'insieme delle materie dentro le quali bisogna far vedere, faccio un esempio per tutti, in letteratura non può essere che ciascuno di noi cresce studiando soltanto letterati uomini, perché ci sono stati letterate donne o filosofe, donne e uomini, o diciamo nelle varie scienze, nelle arti e tutto. Allora c'è un concetto che noi chiamiamo, diciamo, chiedo scusa dell'inglese ma lo usano tutti così, di mainstreaming, perché il tema non è, qui lo dico perché so che per esempio anche dentro la mia parte politica, così è chiaro, c'è chi pensa che la questione sia un'ora di educazione. Io penso invece che, partendo proprio invece da queste cose, il tema è come tu fai un'offerta formativa che decostruisce il fatto che alcuni modelli sono solo per i maschi e invece ci sono storie e contributi delle donne.